Oggi, ancora una volta, il Barone Lombardo ospita un convegno scientifico, in questo caso sulla patologia della tiroide. Abbiamo il piacere di ospitare importante rappresentante della parte medica, endocrinologica, professor Corsello, del Policlinico Gemelli, e della parte chirurgica, professor Latteri, dell'Università di Palermo. Questo sta a dimostrare ancora una volta la vivacità del nostro ospedale anche nel campo della formazione e della proposizione di eventi scientifici per gli ospedalieri ma anche per i medici del territorio. L'argomento di oggi è un argomento assolutamente interessante. La patologia tiroidea è una patologia molto diffusa, è una patologia su cui convergono appunto i medici e chirurghi. E oggi è un'occasione di incontro tra queste parti che insieme governano, hanno il governo clinico di queste patologie. Ritengo che uno dei problemi dei siciliani, non solo, è una sorta di antisciovinismo. Lei sa che lo sciovinismo è quello che i francesi utilizzano per considerare loro stessi migliori di altri, e in alcune cose probabilmente hanno ragione. I siciliani siamo in realtà antisciovinisti, nel senso che cerchiamo di andare fuori anche quando in luogo abbiamo situazioni di eccellenza. Dal punto di vista medico, sicuramente dal punto di vista culturale, ma ci si augura sempre più anche da un punto di vista organizzativo e strutturale. Io credo che queste iniziative possano agire da trigger per quanto riguarda il mondo politico, il mondo amministrativo, per far sì che questo gap che c'è tra l'abilità medica, l'expertise medico e la capacità di avere invece strutture e mezzi adeguati si possa ridurre, e da questo punto di vista quindi diventino sempre meno necessari questi viaggi che vengono fatti talvolta, ripeto, più per questo atteggiamento antisciovinistico che per una effettiva necessità. Oggi il convegno tratta una patologia che va considerata una patologia di settore. La chirurgia della tiroide e lo studio della patologia della tiroide ormai vengono considerate una nicchia nell'ambito dell'endocrinologia. E attrae non solo chirurghi che si occupano solamente di questa chirurgia, ma anche dei medici che cominciano a trattare solo la diagnostica e il trattamento medico di queste patologie. Tanto è che in molti ospedali, soprattutto del nord, oggi vengono istituiti dei reparti che si occupano esclusivamente di patologia della tiroide. Poter fare questo a Canicattì ha un significato importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista scientifico, perché significa diffondere nei confronti della popolazione, nei confronti di medici di medicina generale, nei confronti dei medici che lavorano nell'ospedale, una cultura nuova, quella di una settorializzazione che sicuramente aiuta nel trattamento di pazienti affetti da patologia sia benigna che maligna di questo organo. Cercare di divulgare, di informare, di istruire il medico di base, il personale infermieristico, gli operatori sanitari, tutti, del fatto che qui si fa un certo tipo di chirurgia, un certo tipo di chirurgia con le tecnologie più moderne. Infatti oggi si parla di questo neural intraoperative monitoring, per il monitoraggio dei nervi ricorrenti intraoperatorio, quindi durante l'intervento chirurgico, in modo da salvaguardare i nervi laringei. Tutto questo va in qualche modo divulgato appunto, e oggi è l'occasione ed è il motivo per cui abbiamo voluto organizzarlo qui al Barone Lombardo, nella sala conferenze qui al quinto piano, per riavvicinare e avere un contatto più diretto con la medicina di base, in modo da poter così avere più contatti e poter essere tutti quanti insieme una squadra per poter poi lavorare più serenamente.